Resterà questa probabilmente l'ultima immagine di Gianpietro Manenti allo stadio Tardini di Parma. Il presidente da stamattina è in cella, alla vigilia dell'udienza fallimentare che doveva decidere le sorti della società. Anche perché servivano a salvare il Parma, a parte dei 40 milioni tra euro e dollari che Gianpi e i suoi sodali volevano riciclare. Si capisce solo oggi da dove sarebbero dovute arrivare le risorse che il funambolico presidente ha continuato a promettere. Non era difficile immaginarlo, visto che girava su utilitarie scassate e spesso si fermava per pernottare all'interno del centro sportivo, dove oggi sono piombati gli uomini della Guardia di Finanza di Roma, alla ricerca di nuovi documenti. Ma certo la sorte di una squadra che era arrivata a vincere due coppe europee sembra ormai segnata e c'è amarezza tra i giocatori che stamattina si sono comunque allenati. Ogni giorno prendiamo bastonate in faccia, parlo di Parma, città, tifoseria, squadra. Domenica il Parma dovrebbe sfidare il Torino, la partita però appare in dubbio. Sta diventando una farsa. Cioè, dico questo con tristezza, obiettivamente, perché è tutto uno schifo. Il comune non voleva avere nulla a che fare con Manenti, ora però non si sa a chi concedere in uso lo stadio. Abbiamo già affermato che non è un interlocutore credibile, non avendo delle garanzie, non avendoci portato nessun genere di progetto. E stamattina in procura a Parma, vertice tra il pool di magistrati e la Guardia di Finanza, perché anche l'indagine sulla bancarotta, nella quale sono indagati Ghirardi e Leonardi, dovrà subire per forza un'accelerazione dopo l'ormai scontato fallimento.